Gli investimenti sono cose da grandi, lascia stare, che ti frega, spendi di tutto, ma che ti frega? Beh, consigli del c***o, dai, diciamocelo, questa è la cosa peggiore che si possa dire. Nel mondo degli investimenti non è mai troppo presto per gettare le basi del proprio futuro. Anche la più piccola scelta corretta fatta oggi può portare dei benefici, dei guadagni e dei risultati in futuro pazzeschi, più grandi di quelli che puoi solo immaginarti. Questo vale per tutti quanti, soprattutto per i più giovani. Più sei giovane, più le tue scelte finanziarie fatte oggi possono fare la differenza in futuro. Oggi, allora, voglio parlare a tutti quei ragazzi sotto i 25 anni che vogliono partire con il piede giusto e voglio anche suggerirvi 10 consigli che potrebbero esservi davvero molto utili. Il fatto che gli investimenti, la pianificazione economica, i risparmi siano tutta roba per grandi, questa è una balla colossale. Si pensa molto spesso che sotto i 25 anni si è ancora troppo giovani e allora non ci si deve preoccupare, non si deve avere alcuna sensibilità o attenzione nei confronti del dio denaro, che per molti è in realtà il demonio, il male di tutti i mali. Una cosa pericolosissima, un vero e proprio danno che si arreca alla formazione dei ragazzi. Ma d'altronde non c'è da sorprenderci se l'Italia è uno dei paesi con la più bassa percentuale di educazione e cultura finanziaria. Ragazzi miei, voglio darvi una mano e questi sono i miei 10 migliori consigli che posso darvi in questo momento. Numero 1, la formazione. Investite in formazione. Investire sulla vostra crescita personale resta il punto di partenza fondamentale di qualsiasi cosa. Siete infatti nella fase della vostra vita in cui avete la possibilità di apprendere più facilmente. Siete appena usciti dalla scuola o dall'università e avete già metodo di studio e tempi di studio. Per voi studiare un argomento nuovo non è come per un quarantenne che da 20 anni non apre un libro, senza offesa per i quarantenni che chiaramente ammiro quando si mettono in gioco. Avete questo enorme vantaggio? Bene, allora sfruttatelo e continuate a studiare e a formarvi. Che sia una laurea specialistica piuttosto che un master o un corso privato non ha alcuna importanza, ma continuate a studiare. Fate quello che vi pare, ma non smettete mai di arricchire il vostro bagaglio culturale. Le competenze che imparate, infatti, rimarranno per sempre insieme a voi. Nessuno potrà mai togliervi ciò che avete imparato a fare. Numero 2, i viaggi. E qui mi ricollego un po' al primo consiglio che vi ho dato poco fa. Viaggiare, girare il mondo, scoprire nuove culture non fa altro che arricchire ulteriormente voi stessi. Il tempo che potete permettervi per viaggiare quando siete giovani potreste non averlo più quando inizierete a lavorare o avrete una vostra famiglia. E allora approfittatene, sfruttate ogni viaggio per assorbire quanto più possibile. Imparate cose nuove e magari esercitatevi anche a migliorare anche la vostra lingua. Ogni viaggio che farete arricchirà la vostra mente e vi lascerà un segno indelebile che rimarrà per sempre insieme a voi, come vale per le competenze. Numero 3, coltivate interessi. Non smettete mai di dedicare del tempo a voi stessi, ai vostri interessi e alle vostre passioni. Soltanto quando si è giovani, liberi da pensieri e da eccessive responsabilità, si è davvero liberi di sognare e di immaginare. Potrebbe sembrarvi una banalità, ma non smettete mai di coltivare i vostri progetti e i vostri sogni. Quello che conta davvero è tutto quello che avete fatto per realizzarli, le cose che avrete imparato, la passione ossessiva che ci avete messo per renderli reali. Poi dove arrivate mettete il segno, ma almeno dovete provarci. Ok, ma ora cominciamo un po' a parlare di soldi. Numero 4, crea un piccolo bilancio personale. Questo è molto semplice, immaginatevi come se foste una piccolissima azienda. Siete una piccolissima startup che ha appena aperto i battenti e che vuole crescere. Benissimo, a prescindere da quanti soldi avete, da quanti ne spendete e quanti ne metterete da parte, createvi una tabella e segnatevi tutte le vostre entrate e tutte le vostre uscite. Segnatevi le spese fisse che avete, che so, l'abbonamento a Netflix e quelle variabili, come ad esempio la pizza con gli amici. E prendete nota di tutti i soldi che riceverete e inserite tutto in questa tabella. Così facendo vi sarete creati il vostro piccolo bilancio personale e potrete avere sempre sott'occhio la vostra situazione. Potrete rendervi conto di quanto e come state spendendo i vostri soldi, le spese che potreste tagliare e quelle che magari potreste invece aggiungere. Vi segnalo che ci sono diverse app
app gratuite molto semplici e intuitive da utilizzare che vi possono aiutare. Non vi faccio degli esempi perché altrimenti il video diventerebbe lungo 2 giorni. Una volta fatto questo però arriviamo al mio 5° consiglio. Createvi un piano di risparmio. Imparare a risparmiare è un altro dei passaggi imprescindibili della vostra vita. Non è assolutamente semplice, di questo me ne rendo conto, soprattutto all'inizio, ma con un po' di abitudine vedrete che vi riuscirà sempre in modo più semplice. Perché in fondo è sempre solo questione di abitudine. Per cominciare, scegliete di mettere ogni mese una piccola somma da parte. Non deve essere necessariamente una somma alta, spaziale, che neanche riuscite a guadagnare. Può anche essere soltanto 10 euro. Imparare a risparmiare in maniera costante anche solo 10 euro vi educa al risparmio, al senso del denaro. E questo qui vi servirà in futuro quando poi guadagnerete di più. Perché in fondo, se non sapete risparmiare 10 euro oggi quando guadagnate 1000, perché dovreste essere in grado di risparmiare 100 quando guadagnate 10.000? Non ce la farete mai. Parte tutto sempre dal basso, dalle cose piccole. Numero 6. Evita le spese inutili. Il modo più facile che esiste per risparmiare è cercare di evitare di sprecare i propri soldi nelle cose inutili e stupide. Sì, vabbè, è arrivato. Così a parole siamo tutti capaci. Anche qui, ragazzi, lo so, è difficile, ma tutti possono riuscire a risparmiare sulle spese inutili. Questo davvero possono farlo tutti. Il modo migliore per evitare di sprecare denaro è quello di chiedersi prima se quell'investimento, o meglio, quella spesa, non sia davvero indispensabile. Che so, le sigarette, gli alcolici, i gratta e vinci, qualche idea. Datevi un budget per ogni settore importante della vostra vita e cercate di rispettarlo. Numero 7. Crea un fondo per le emergenze. Sì, perché purtroppo nella vita gli imprevisti possono sempre capitare. Ci ritroviamo di fronte a problemi inaspettati che certe volte ci chiedono anche un esborso economico importante ed imprevisto, ma mai farsi trovare impreparati. Per non andare nel panico e non farsi trovare impreparati, costruitevi un vostro piccolo salvadanaio dedicato a queste situazioni di emergenza. Non è che dovete fare cose spaziali, può anche essere un semplice conto corrente dove ci tenete 1000 o 2000 euro per le emergenze. Cioè, un'emergenza può essere ti si rompe un pezzo della macchina, devi rifare qualche cosa a casa, devi fare una spesa inaspettata, una spesa medica inaspettata, qualcosa che non succede sempre. Numero 8. Non chiedete prestiti. Quando si è giovani l'errore più grande che si possa commettere è proprio quello di chiedere un prestito in banca. Soprattutto se questo prestito in banca serve per cose inutili come ad esempio un telefono nuovo. Non vado oltre. Una banca che decide di prestarvi i suoi soldi vi imporrà dei tassi di interesse molto alti e per estinguere quel debito finirete con lo spendere anche il doppio. Questo qui è un investimento terribile che vi potrebbe segnare a lungo nella vostra vita, quindi occhio. Guardate, sono concessi prestiti solo se volete finanziare delle vostre idee imprenditoriali, non di certo l'iPhone nuovo. Numero 9, il riscatto della laurea. Che? Avete appena finito l'università? Bravissimi, ma ora non perdete altro tempo. Andate immediatamente a richiedere il riscatto della laurea. Il riscatto della laurea vi permette infatti di versare i contributi previdenziali per il periodo in cui avete studiato. Sarà come se per quegli anni aveste già lavorato. Ma allora, una domanda che potrebbe venirvi in mente è: perché farlo subito? Potrei farlo quando sto per andare in pensione? Domanda corretta, ma osservazione sbagliata. Il motivo è molto semplice. Il costo del riscatto, infatti, dipende dallo stipendio che si percepisce. E quando si è giovani oppure disoccupati, il costo è quindi decisamente molto, ma molto più basso. E arriviamo all'ultimissimo consiglio, il numero 10. Investi nel mercato azionario con un ETF globale. Ma insomma, poi, questi soldi risparmiati, dove dovrei investirli? Per anni i soldi risparmiati sono andati a finire sui libretti oppure i buoni postali. Tutti prodotti che un tempo potevano anche essere una scelta sensata, ma che oggi rischiano soltanto di far perdere valore ai vostri soldi, semplicemente perché è cambiato il periodo storico in cui viviamo.
Se ne volete sapere di più, ne ho parlato a lungo in altri video. Come sempre vi lascio il link qui sotto in descrizione in questo video. Se siete ancora giovani e se avete meno di 25 anni, siete ancora giovani, se avete anche un piccolo capitale, non vi fate abbindolare da chi vi promette una casa con la mega piscina, partendo con pochi soldi, senza fare niente e magari riuscendoci in pochi giorni. Lasciateli stare. Piuttosto, investite invece i vostri risparmi nel mercato azionario con un bel ETF globale. Sicuramente non vi farà diventare miliardari domani o tra un anno o tra due anni, ma è un prodotto a basso costo che su un orizzonte temporale molto lungo di almeno 7 o 10 anni può assicurare un futuro ai vostri soldi. Ricordatevi anche sempre che in questo caso state investendo nell'economia globale, che se dovesse saltare per aria l'economia globale, ve lo dico subito, i vostri soldi sarebbero l'ultimo dei vostri pensieri. Dalla vostra parte avete in questo caso il vantaggio di avere un sacco di tempo a vostra disposizione. Il tempo è amico e alleato dell'investitore. Sfruttatelo a dovere oggi e non siate impazienti e vedrete che con un pizzico di attenzione in più, la scelta giusta fatta oggi potrà portarvi dei grandi benefici domani. Cari ragazzoni miei, siamo arrivati alla fine di questo video e come sempre vi voglio lasciare con la domanda finale. Voi avete altri consigli da suggerire ad un ragazzo under 25 che vuole avvicinarsi al mondo degli investimenti? Fatecelo sapere lasciando un commento qui sotto, così poi ne discutiamo tutti quanti insieme e vediamo quello che esce fuori. Sono sicuro che questo video vi è piaciuto e soprattutto che vi è stato utile, ma se così è stato fatemelo sapere cliccando sul tasto col pollicione all'insù e mi raccomando condividetelo anche con i vostri amici under 25, perché potrebbero non sapere, anzi è molto probabile che non sappiano quello che vi ho appena detto. E per finire iscrivetevi al canale cliccando qui sotto sul tasto iscriviti per non perdervi tutti i nostri prossimi video. E noi ci vediamo alla prossima, ciao!